Anche se da molti anni è la prima volta che partecipo a un'assemblea da cui nasce una lista elettorale. Non l'ho mai fatto in vita mia, stavolta lo faccio e ne sono convinto. E perché ne sono convinto? Perché siamo di fronte a qualcosa di diverso, non nuovo. La parola nuovo buttiamola nel cestino, che l'hanno usata per imbrogliarci tutti nuovi. Usiamo la parola diverso. Tanto più saremo diversi, tanto più saremo uguali al popolo che vogliamo riorganizzare e fare lottare. Anche ieri ero felice, compagni e compagni, perché ieri c'è stata una grandissima manifestazione di lavoratori migranti. Lavoratori, sottolineo questa parola, non genericamente migranti, di braccianti, di operai, di facchini, di persone che lottano contro lo sfruttamento per loro e per noi. Senza la loro forza noi non abbiamo forza sufficiente. Quei lavoratori che non hanno diritto al voto, quei lavoratori che sono in un apartheid di diritti civili e sociali, sono parte integrante del nostro popolo. Senza questo popolo non lottiamo. E allora, siccome io sono naturalmente polemico, non sono poi proprio buono, devo anche dire che la cosa che mi ha colpito, ci ho pensato dopo, no, di per lì non mi ha colpito, è il fatto che alla manifestazione di ieri 25.000 lavoratori in lotta non c'era presente nessuno dei 945 parlamentari della Repubblica. Nessuno! Posso dire quello che penso io? Che vadano tutti i 945 all'inferno! Tutti i 945! Vedete, compagni e compagni, da questo vedo il segnale delle cose che bisogna fare. C'è un vuoto. Diciamo potere al popolo, vuol dire sovranità, articolo 1 della nostra Costituzione. Questo vuol dire la sovranità appartiene al popolo. Chi gliela portata via? L'Unione Europea, i trattati, le banche, la finanza. Rompere tutto questo è la prima condizione per ridare sovranità democratica al popolo. Spesso in qualche assemblea, anche assemblee di nostri amici vicini, si parla dell'articolo 3, l'articolo più bello della nostra Costituzione, quello che dice che il compito della Repubblica è rimuovere gli ostacoli all'eguaglianza sociale, alla partecipazione dei lavoratori. Allora, se non vogliamo essere ipocriti, dobbiamo dire che tutti i governi e tutte le principali forze politiche degli ultimi 20-30 anni, quando hanno governato, non hanno rimosso gli ostacoli all'uguaglianza sociale, ma hanno rimosso gli ostacoli allo sfruttamento, al profitto, alla schiavitù, all'oppressione, alla disuguaglianza. Questo hanno fatto, hanno lavorato per il potere economico, per la finanza, per il capitale. E guardate bene, hanno lavorato anche ideologicamente, perché il popolo l'hanno distrutto, hanno insegnato il popolo a odiare se stesso. Odio il popolo, odio quel popolo lì, quello che ha più di più, il pensionato contro il lavoratore contro il pensionato, il precario contro il pensionato, chi ha più di contro di meno, tutti contro i migranti. Noi vogliamo ricostruire la forza del popolo. Io l'ho vista, faccio parte di una generazione che ha avuto la fortuna di vedere il popolo che vinceva. E quando il popolo vince diventa una forza che nessuno di noi può capire, la vede, un'altra cosa, e diventa bello, diventa forte, diventa orgoglioso di se stesso. Quando il popolo perde diventa rancoroso, cattivo, si distrugge. Il Censis ha detto che c'è il rancore, ma ci vogliono i soldi del Censis per dire una banalità di questo genere? Ma è certo che c'è il rancore, hanno distrutto la speranza e il futuro. Il popolo
l'ho visto vincere e poi l'ho visto perdere quasi tutto, un po' alla volta, e faccio parte di quelli che hanno vissuto sia la vittoria che le sconfitte. Però lasciatemelo dire, compagni e compagni, abbiamo vissuto le sconfitte, ma quelli che sono qui non si sono arresi, abbiamo continuato, abbiamo subito le sconfitte ma non siamo battuti. Ed è per questo che adesso io vedo con gioia il fatto che sì, certo, una nuova generazione prende in mano le bandiere, noi la aiutiamo e ripartiamo ed andiamo avanti. Ed è per questo che lo voglio dire, se veramente non parli, sappiamo che siamo da tante composizioni, tante organizzazioni, siamo misti, siamo persone che lottano, cioè siamo resistenti in modo diverso. Adesso però dobbiamo trovare la forza dell'unità tra noi e bisogna riconoscere quello che è stato fatto, bisogna riconoscere come abbiamo fatto questo simbolo, la sua stella rossa. A me fa venire in mente quella che c'era sul berretto delle Brigate Garibaldi. Io ora dobbiamo riconoscere anche un'altra cosa, la voglio dire compagni, perché è inutile, sapete, io non sono capace di tacere. Cioè, quando si fa un movimento, questo sistema elettorale si è inventato una lasciatemelo dire, una stronzata. Si è inventato una cosa così. Cioè, questa cosa che ci deve essere un capo politico della lista. Va bene, compagni. Allora, è qui alla presidenza, sono qui. Cioè, dobbiamo farla così. Cioè, siamo qui perché questi compagni hanno avuto il coraggio di fare una scelta che forse noi non avremmo avuto. Accetta la sfida, potere al popolo, avanti compagni, avanti!